molto confortante quello che sto vedendo stamattina, questo splendido premio che compie i suoi 10 anni e si predispone a compierne altri 100 per il futuro, sempre con il passo dell'innovazione e l'adeguamento alla realtà così come ci si dispone sotto gli occhi. Ho visto questi ragazzi raccolti in un laboratorio varie scuole salernitane fuse fra di loro, che stanno lavorando a dei casi di studio e che predispongono l'animo ad avere un ottimismo diverso, un ottimismo grande. Salerno è una città che si dispone ad essere una città dell'innovazione a tutto tondo. Noi siamo ospitati in questa struttura, nella stazione marittima di Zaha Hadid, che già di per sé è un inno all'innovazione e connota fortemente il nostro paesaggio urbano e in qualche modo dà il segnale di una Salerno diversa nello scenario nazionale. Noi facciamo parte di quel sud che non piange, si rimbocca le maniche, va avanti e lavora ed è trainante. Enzo De Luca, il governatore della regione Campania, ha tenuto 1 o 2 giorni qualche mese fa a Napoli sugli aspetti della potenza virtuale del sud. Se noi facciamo dispiegare liberamente le nostre potenzialità, possiamo essere quelli che mettono un mattone importantissimo nella rinascita della Campania sicuramente, ma della nazione intera. Se non riparte il sud, non riparte l'Italia, e deve ripartire l'Italia al segno fortemente connotato dell'innovazione e dell'industria 4.0.